Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di GameEver, il canale dove non si perde mai. Altro episodio con Ni No Kuni 2. Dove che siamo arrivati e cosa abbiamo fatto l'ultima volta? Allora, spieghiamo brevemente che cosa è successo. Ovviamente è una cosa che non vedrete nei video perché non è che sia stato chissà quanto interessante, quindi abbiamo deciso di non portarvela sul canale. In poche parole, che cosa abbiamo fatto? Siamo andati alla ricerca di un qualcuno che ci potesse dare delle informazioni relative a quella che sarà la nostra futura bandiera del nostro nuovo regno, che si chiama Eostaria, che noi abbiamo battezzato Osteria. La bandiera si chiama Rocco. Abbiamo conosciuto la versione femminile di Maurizio Costanzo del mondo di Ni No Kuni, ossia Irma, che ci ha chiesto di procurarle una rosa scarlatta, perché così è più bella, capì? Fa colpo. Però c'è un però: siccome noi siamo degli ignoranti della minchia e non sappiamo l'incantesimo Magiponte, abbiamo dovuto reclutare un oracolo che era presente proprio a Cangiai, la città attuale in cui ci troviamo con il nostro caro Evan, che ora ci deve insegnare i magi punti. Abbiamo accontentato chi di dovere, quindi il nostro oracolo, e adesso ci dobbiamo spostare di nuovo a Osteria per cercare di imparare l'incantesimo magi punti, altrimenti la rosa scarlatta non la possiamo recuperare. Osteria per cui usiamo le istaporte. Vai, a cazzo duro. E andiamo direttamente sulla Osteria dorata, dove c'è la bella Osteria. Osteria. Comunque nessuno di voi ha avuto il, diciamo, l'ardire di presentarmi, cioè, ragazzi. Ah, sì, ragazzi. Vabbè, c'è Saria, ciao. Tutto a posto. Ragazzi, qui Nando, qui Stefano. Ciao. Questa è Osteria, qua, come potete vedere, sono un sacco di cacchi alzati. Wow. Sì, siamo dei poveracci, perché come puoi notare è tutto in legno, però col tempo dovremmo sviluppare. Sarà bronzo. Non sa mai. Ora siamo al silver. Ora siamo al gold e al platino. Allora lei è la cura che cucina. Lei è Chantal, l'ha detta i panini, cosa? Lui è il padre Baffone. Lui è Roland, questo è soprattutto. Se questo maschilismo. Lui è l'aborto di Lisa Simpson. Adesso allora, ci sediamo sul nostro magico. Aspetta, c'è da precisare, allora inquadralo per forza. Allora, questo è l'essere più potente di tutto il gioco. Ah sì. Ok? Capito? Vagarosto. Esatto. Allora, detto questo, possiamo. In tutto ciò, allora, sediamoci sul nostro trono e abbiamo subito la gestione dei regni. Non fare queste cose, non si fanno. Ma cosa fai? Dominiamo, vai, cosa? Ragazzi, io a parte qui con voi sto giocando anche io a Ni No Kuni 2. Sì. Oddio. Io però a differenza di come lo giocavo con voi sono andato da tutte le parti, sto incominciando a soffrire. Vabbè, non stai facendo una run come noi. Esatto. E ho scoperto che molti posti, sì, se non te li vai a scavare, non ti escono sulla mappa. Ma che davvero? Oh, se saranno proprio i posti fra le montagne nascosti tra cespugli. Tu dici, qua non c'è cespugli, invece no, ti andare a minare, capito? Invece no. Cioè, però ho trovato la foresta dei cioffi. Ah, bravo. Oh, cosa vabbè, sono i cioffi? Vabbè, non spoileriamo. Ok, qua è finito l'incantesimo. Abbiamo appreso magiponte. Cosa sono i cioffi? Questa modalità è una Farmville che non ha mai smesso di giocare. Esatto, esattamente. Ok, abbiamo magiponte, dai. Poi più sviluppiamo le cose. Ah, oh, è partito il doppiaggio, tocca a me. Io sono Evan. Ciao Evan. Grazie a te, Robin, conosco finalmente la Ciponte. Adesso potrò creare una strada in qualunque luogo. Ma così io sarò anche Vopin. Accidenti, Evan, credo che tu non l'abbia capito bene. Non è certo un incantesimo che penso che si può usare ovunque. Tutto ciò non so manco leggere. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Si tratta di una magia che sveli i sentieri nascosti, quindi puoi usarla solo dove ve ne sono. Hai capito? E posso inventarci le strade. Quando hai la sensazione che in un posto una strada farebbe davvero comodo, prova a controllare per bene in giro. Le frasche. Bravo, quello che diceva Nando. Le frasche. Capisco, quindi funziona così. Ma perché sta voce? Certo, mica sei Bob, puoi aggiustare così come. A questo riguardo, devi fare un favore a Irma, no? Faresti meglio a non ciondolare in giro. Cioè, giù un brocale. Hai capito? Guardate, va a faticare. Ma voi. Ma avevi una voce diversa per Evan. Hai ragione. Eh no, questo è diventato, che lui è diventato un uomo per essere un po' deficiente. Hai ragione, mi ha chiesto la rosa scarlatta. Grazie mille, Popin. Vai sul lungomare, vieni con Matro. Sì. Ok. Perfetto, usciamo dal nostro regno e andiamo subito alla ricerca della nostra rosa scarlatta. Dove si esce? Ma io devo andare. Allora, devi andare là e devi fare il ponte. La grafica è molto carina, non mi aspettavo che la mappa fosse così. È pucciosa. Sì, è merma del cazzo. Devi andare di là. Aspetta, c'è una merma che sale da dosso. Ma in tutto questo abbiamo modificato l'equalizzatore? No, sti cazzi. Perché vedo molte linee, capito? Vabbè, non fa niente. Meniamo.
E comunque sono pochissimi punti che si possono capire nelle qualità. Cioè, al massimo sono tipo da tipo assegnare 10-15 punti. Ma puoi fare solo Evan in battaglia? No, possiamo anche scambiare con gli altri personaggi. Perché però, siccome Evan è il protagonista, perché siccome Evan è il protagonista, noi siamo dei malinquenti. Ecco, dobbiamo andare di là. Vogliamo utilizzare Evan, che è il protagonista. Va bene. Esatto, anche se più è la cacchetta della situazione. Non ti fai scappare dalla caverna. No, infatti mi è data. Scappa! Ok, ma che è successo? Ok, c'è la chimera gorda dal fondo. Ok, vai di qua. Però livello 10. Vabbè, ma non fa niente, fa male lo stesso. Io la stellina. Sì, eccola qua. La fiaccolina. Il punto in cui si trova la rosa scarlatta richiesta da Igma dovrebbe trovarsi qui vicino. Samasen di Evan, io penso che una strada qui non ci farebbe un sordo di danno, tu che dici? La dislessia di Nando è per male. Sì, hai ragione. E se lo dice Evan al solario. E allora ragazzi, hai lanciato l'incantesimo magipunte. E mo il carabascio. Ma che serve? Aspetta, sì. Non è finito. A creare un bonghe. Non è finito, aspetta, non è finito. Ho perso. Allora, hai fatto la magia grande! Ho perso 6 diottrie dopo questo flash, però. Continuiamo la nostra avventurosa. La rosa scarlatta. Quindi questa è la rosa scarlatta. È uscito tanto scritto, cioè gigante. La rosa. Abbiamo trovato quello che Irma ci ha chiesto. Gambe e spalle e torniamo alla svelta. Ma bella. E torniamo. Vabbè, torniamo con l'istaporta. Vai, teletrasporto. Eccola, vai. Andiamo dalla Ciarduna. Sembra uscito dalla città. Ordunque, hai trovato la rosa scarlatta? Non ancora. Ecco. E invece no. Hai consegnato la rosa scarlatta. Chi è questa? Come è giusta, proprio il colore scarlatto che cercavo è davvero degna del nome di Rosa Scarlatta. Mamma mia, che sta spremendo. E stasera si fa ha spremuto. Accidenti Evan, devo dire che non c'è niente male. Ui, era molto che non mi emozionavo così. Guarda ovviamente tutto il volto emozionato. Ma pensandoci Stefano, Evan tiene un po' i capelli alla Maria De Filippi. E poi è il Nino D'Angelo di Nino Cuni. Nino D'Angelo. Oddio! Pure lui. Jeans e la maglietta. In realtà lei sta puntando a lui per arrivare a Zoran. Sei emozionato Zoran il baffone. Non ha nemmeno le braccia in problema. Pure Rolando qua. Bene, vi dettano dai saudire solo due righette. Questa sarà più complicata. Accorciatemi attentamente. Desidero un corno di Vulca Drago. Anche questo mi è assolutissimamente necessario. Sai cosa è Vulca Drago? Hai visto la faccia di culo di Solario in tutto ciò? Guarda. Mi sembrate persone intelligenti, quindi credo abbiate già capito che non è cosa vostra, quindi che per ottenerlo sarà necessario di giungere un buccadrago. Che era provato di livello 50 che abbiamo trovato prima di sì, sì, proprio uguale. È un drago che vive nella faccia serpentina. No, piano. Aspetta. Sovrani baffone. Quella bestia è molto più forte di una viverna. Un passo falso rischiamo di farci veramente male. Beh. Quante vigliaccherie devo tendire? Ci vuole un attimo ad abbattere un buccadrago con una macchia elementale d'acqua. E chi la tiene? Ce l'abbiamo. Ah, okay, capisco. Quindi dovremmo approfittare del suo punto debole. Vota per me. Sì, Roland è quello che c'ha sempre le mani attaccate. Non sta mai con le mani ai fianchi. Lui no, è il presidente di un ormai purtroppo paese distrutto. Sì, dalla Corea del Nord. Lo sta parando, insomma. Prenderemo le misure opportune dal laboratorio magico del re. Ancora, che palle! Basta, vuoi tornare più indietro? Beh. Dato l'esito a voi come procedere. Ha detto su cazzi vostri. Certo. Aspetta. Per ogni evidenza pendente qui. Non ci ha dato niente. Cioè, la mano era vuota. La mano era vuota. Aspetta, ecco, vedi. Un drink energetico di la Red Bull. Ti mette il collo. Che cos'è? Un drink energetico. Non so bene cosa c'è dentro, ma mi sarà sicuramente utile. Ma l'hai fatto tu! È droga.
e il segreto della mia bellezza è il miglior zing energetico, un prodotto naturale e genuino, bello vi farà rifiorire. Guarda, guarda che bellezza. Mamma mia. Usate dal momento giusto un regalino speciale da parte mia. Ragazzi, guardate che sensualità. Quella freccia non ce la posso fare. Il miglior drink energetico? Chissà se ci servirà davvero! Sì, Shandy è così. Shandy è così. Apparentemente. Che paura. Bene, andiamo ad affrontare il Vulcadrago. So dove si trova la sodana, vi ci porto io. Aggiunge parole, sillabe. Perfetto, andiamo a ammazzare sto Vulcadrago. Ok, vai, Drago. Come hai potuto notare, anche la modalità di gioco è cambiata rispetto alla versione pucciosa. Perché qui è come se ci trovassimo immediatamente in battaglia facendo questo! Qua c'è sangue, cosa? Vedi? E siccome sono anche stupidi come la merda, li sbaglio tutti. Pulizziamo a morte. Ma come sono carini i nemici? Come li fai a uccidere? Sto la spinata alzatrici. Alzatrici? Li alzi, capito? Li alzi. Poi c'è uno riassumo in random. Ma io dobbiamo usare l'incantesimo tornado. Ok, se te lo dici tu, io sono in grado. Ma che cosa? Poi saltiamo. Salta e ti vuoi. È un drago, no, è Shant, è no, è super, no, è Stam. Qua sono vai, più forti. Vai, io vai, meno. Livello 19, attenzione. Io meno. Ma che livello? Attento, ti sputo in bocca. Io sono livello 20. Sta sputando. Attento, acchiappa il sputato, il Congo Congo, caro. Mamma mia. Ecco, ok, allora abbiamo passato. Congo Congo, tu devi stare un po' a posto tuo. Ho visto una cosa anche. Se sono troppo forti non li possiamo battere. Allora, io ci ho fiato e si faccio vedere come funziona. Non è vero. Nel momento in cui aspetta, fermo lei perché lei mi può dare fastidio. Allora, nel momento in cui si creano questi cerchietti. Sì. Aspetta, però c'è un attimo. Nel momento in cui. Sto premendo, non va! È perché c'è il. È perché c'è il chiattone addosso. Infatti, il pulizza, ecco, attiva così. Aspetta. No! Sta morendo! Sta morendo! Ecco, nel momento in cui io attivo i cioffi, guarda che succede, ecco. Forniscono dei poteri curativi in questo caso. Che bello! Però possono anche trasformarsi. Attento, vattene. Possono vattene. Fornire anche un momento anche dei benefici di questo oggetto. Cioè, vaffanculo. Ma perché ti sei avvicinato? Benefici. Ma hai visto? È combinato. Ancora. Sei morto. Vattene, sei morto. Scappare. Allora devi usare qualcosa. Devi fare qualcosa. Tipo una magia. Vai. Che hai acchiappato a questo. Ma come usi la magia? Usando il tasto R2 e le armi a distanza. I vulcadraghi si trovano spesso in cima a questa vetta. Prendono di mira le uova di uccelli scheletro. Ma come facciamo a scalarla? Hai visto che sempre le mani attaccate? Sì. Ma io non doppio nessuno, che cavolo. Quando ero giovane ci riuscivo, ma ora. Cioè. Sono un vecchio di merda. Perché non usiamo gli alianti dei pirati dei cieli? Ti piace? Rischieremo di venire abbattuti dai Vulcadrago. È che si è assumito piccolo. Evan, mo va là e se lo chiama Vulcadrago. Scusa. Ragazzi, spoiler, Stefano e Zobe. Guardate, è un Drielica. Quello che abbiamo utilizzato per fare il tornado. Okay. Però. Ah, purtroppo è passito! Ci vorrebbe un po' di spruzzo d'acqua! Invenenabile ha detto che neanche velocrescita può aiutare le piante appassite, purtroppo! Oddio, mi ci dispiace. No, sembra tanto di me. Se questo Drielica fosse in salute, ci vorrebbe un attimo. Eccolo. Evan, ascoltami. Non pensi che potremmo usare quel prodotto che fa rinfiorire? Intendi la mia urina? Cosa? Quello? Non è? Quello? Non è? Ah, intendi proprio quello? Questo! Quindi quello è? Cos'è quello? Usiamo il gin tonic che ci ha dato. Irma! Esce una pianta, esce fuori dalla pelle. La pianta di fagioli. Hai fatto rifiorire il Trielica appassito con il drink energetico di Irma. Che culo, se non ce l'avesse dato, finita l'avventura. Lasciamo di Irma, guarda là. Oh. E adesso siamo una scena. Gira la bellezza, guarda là. E mo? Devi leggere tu. Ce l'abbiamo riusciti! Eppure alla grande! Vai, gira!
Ragazzi, rieccoci qui con voi per Nino Cuni 2. Affrontiamo questo Vulcadrago. Ci siamo equipaggiati come si deve, ossia abbiamo migliorato ovviamente le statistiche del nostro equalizzatore, favorendo ovviamente gli attacchi sia da infierire che da subire da parte dei draghi. E ovviamente un po' di resistenza al fuoco, che male non ci fa. Ecco, e infatti questa bella... Eccolo là, guardalo! E quello è una persona... È un Vulcadrago. Che ci vuole chiedere che ore sono. Com'è carino. Scuso. Eccolo. Drogon. Eccolo qui, il Vulcadrago. Lo sapevo che era lì. Mo si appiccia i baffi. Vedo baffi in sora. E io pelato, non serve più la mano. Risparmia sul barbiere. Ecco, aspetta, non la vivevo. Dai, vuoi doppiare il drago? Vai. Ciao, vola, vola è pure fumare, tu. È fumare, è vola pure tu. Che cosa in fuoco? Ma vai, fai di nuovo. Aspetta, aspetta. Cazzo. La funesta tira per me. Ottimo, grande. Aiuto. Grande, grande. Oh. Eccolo, combatti. Temeno stronzo! Prendiamo il colpo, vai! Temeno stronzo! Vai, vai! Che doppiare anche vai, le battaglie! Vai, attento, oh, attento! Vai, cioffi con la pala, cioffi con la pala, vai! Livello 26! Oddio! Vabbè, ciao cioffi! Allora, sì, purtroppo i cioffi, come puoi notare, nel momento attivo, in cui attivo, io provo ad attivarli, ma... Bravissimo! Ah, rompono i, rompono le palle cioffi, si interrompe anche... Attento! Oh, vai, vai, spara le cannonate, vai! In, ho bisogno di un grandissimo d'acqua. Non ce l'abbiamo, mi dispiace. Ce l'ho, ce l'ho. Vai, allora vai. Però devo caricare. Ok, allora attiva i cioffi melanzana. Aspetta. I cioffi melanzana sono OP. Ah, si caricano. I cioffi melanzana sono OP. Vai, vai, vai. Okay, non ci sono i cioffi melanzana. Attiva però grandi. Posso attivare questa dell'acqua. Boom, oh. Ho fatto il danno. 10 HP vanno per avere comunque livello 20. Attento, attento, fuoco. Vabbè, però non mi ha fatto fare danno. Ti ha smezzato. Non fa niente, è l'impressione. Sei proprio là là per scappare. No, ho usato incantesimo di fuoco. Ma perché? Gli hai dato energia così. Oh, i cioffi neri. Guarda i melanzanini che combinano. Vai, annubbiata là. E lui se ne vola. No, ha evitato lo scontro questo infame. Richiamo. Ha usato il richiamo. Come sta facendo? Oh, scappa! Sono morti loro. Ciao. Ok, Zora che prende la mazzata. Una doccia proprio. No, vorrei definirlo in qualche altro modo. Vai, vai, carica il capisci. Sarebbe l'ideale per usare l'incantesimo. Vabbè, devo racionare mana, quindi vediamo. Vai, vai, perché sei senza. Però mi sa che sta caricando per fare una super mossa. Sta avviando già. No, attiva un po' di fiato, attiva un po' di cura. Ok, e muore. Vai, 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 menalo, menalo duro, vai. Menalo duro, vai, ancora qua dietro, vai. E poi faccio un bel incantesimo là. Vai, boom. Vabbè, ma non è molto forte, devo dire la verità. Siamo noi che siamo, scarsi come la merda. Vai, no, nel senso mi aspettavo un po'. Guarda, vabbè, ma a livello 26, capito? Contro il drago di livello 50. Ti vengo a chiedere l'ora, tieni! Vai, vai! Vai. Oh, no, aspetta, sta incazzando, sta incazzando. Vai, attiva i cioffi di Rial, Rial. Oddio. A Zora era a cazzo duro, vai. Oh, martellone in mano. Mi chiamo. Attento. Aiuto. Che magia. Sto ridendo di guarda, Zora nel rollo. Sto là sotto, non si muove. Sì, dai, picchiaci. Una plomba invidiabile. A loro piace, capito? Sì, sì, vai. Dai che manca poco, vai, un martellone, vai, sta piantociato, vai. Così che Stefano morì. Vai, vai, ancora, vai. Ancora, carica doppio, vai, un altro po' di mana, vai, così fai, ecco, vai. Stefano, incantesimo d'acqua, incantesimo d'acqua. Ma perché, perché? Noi andiamo alla zona, GG. Proprio dietro, questa là. È la cosa. E aumentiamo anche di livello, signori. Certo. E ora la mostrante, squartiamo il cadavere. Hai ottenuto un corno di Vulcadrago, no, questa scena molto gore l'hanno tolta di mezzo. Ah, okay. Che peccato. Guarda, ridono, che bello. Il torno di Vulcadrago è proprio bello, Malatone. Lo chiamerò Rocco. Davvero? Certo che darlo alla vecchia Irma è proprio uno spreco. Io non ce la faccio. Ma che cacchio gli alo mi sono? Sono tentato di tenermelo io come trofeo. Saprei benissimo come sfruttarlo. Buon gustaio. Baffone. Baffone buon gustaio. Ora che ci penso? Ma che a che diamine le servirà? Saccin, ti preoccupa. Oh, eccolo. Sì. E vai spremuta, vai. Dai. E stasera ci faccio di questo. Come cazzo, proprio il calore che cercavo. Una temperatura ardente che risveglia le passioni. Parapappa.
Zora, pappa. Vedi, lui, lei Zora. Sembra che fidarmi di voi sia stata la testa corretta. A questo punto posso farvi la mia testa di chissà. Nulla vuol cuscere. Ma stesso. Come ben sapete, la prossima c'è la luce. Esauditela e avrete il lacciapacciare per la mia biblioteca. Lo so. Per la testa della fedeltà, hai capito? Sei tu. Questa sì che è la notizia. Dice tutto, su. Amo vecchia, vai. Annientate la grande banda dei pirati, dei briganti, cioè dei pirati, quei farabutti hanno rubato la mia preziosa vita astrale. Anche se sei così piccolo, sei comunque un re, no? Mettiti alla testa del tuo esercito e fammela riprendere. Quindi adesso c'è una bella schermata. Ok, alla testa. Sì. Ah, ok. Alla testa del tuo esercito. Alla testa. Ecco, il mio esercito non ha ancora molte truppe. Però. Da solo. Mo che me lo dici, in effetti ci abbiamo soltanto due truppe. Quindi, che vogliamo fare? Sono poche, in effetti così sarà impossibile affrontare quei briganti. E ti cazzi, tanto sul cacchi vostri. Ho trovato. Conosco la persona che fa caso vostro. Un veterano di nome Buwoff. Beowulf. Sapete, un bravo uomo. Se non siete ancora sicuri della, della forza del vostro esercito, con lui risolverete tutti in un battibaleno. Maria! Lui è Maria, Evan è Maria. Sì, è vero. Maria, tu non ti cura che lo troverete a casino. Già sei speso. Un buon uomo. Un bravo uomo. Un buon uomo, meno male. E io tenderei subito andare a incontrare sto Beowulf, Evan. Ma poi vedi te, non lo so. Io me ne lascio le mani. Vai, Sì, scusa, sei tu Beowulf. Immagino a parlare di te. Questo lo fai tu Beowulf. Cosa? Beowulf. Forse può esserci d'aiuto. In realtà è solo un manichino, sapete. Lasciatemi stare. Come? Lasciatemi stare. Non c'è sta manca a sedi, ma andiamo, se ne va. E me? Che era quello? Lo stomaco? Per caso c'è fame? Che c'ha? Avanza a vota? Allo? A vota. A vota. A vota. A volte. No, che non ho la pancia vuota. Orgoglioso il nostro Baywatch. Non vedo niente. Tre puntini. Bravo. Beh, a dir la verità, ho una fame incredibile. C'è qualcosa in particolare che vorresti mangiare? Che possiamo preparartela. Vieni a essere io. Un po' di quattro cazzi in padella. Ma in cambio ti chiedo di ascoltare quel che abbiamo da dirti. No. Sacrificheresti la tua vita per me. Eccolo. Mamma mia, quanto è incazzoso. E va bene, innanzitutto prendi questo. E poi da un calcio in petto. Questo è Sparta, boh. Hai ottenuto un ricettario di Gatmandu. Wow. Hai capito? In questo libro c'è la ricetta dell'omelette soffice. Ecco cosa voglio. Sì, ma perché un cane che c'ha le ricette di Gatmandu? Perché vuole il gatto? Vorrei mangiare qualcosa che sia impossibile da trovare a Kangai. Se mi porterete un omelette soffice, allora vi starò a sentire. Dai, Evanu, torniamo a casa nostra a preparare sto omelette, dai. Non si fa fredda lungo il tragitto. No, la mangia fredda. Perché lui sa come riscaldare. Con l'istapotta. Sì, Cattaria potrebbe darci una mano. E finalmente dal laboratorio dove non c'entra una cippa, lo spostiamo nel luogo che più gli le si... Esatto. Vabbè, prepara un omelette soffice, torniamo a osteria. Ma ce l'abbiamo la cucina. Non è osteria, sai com'è? Non è detto. Bene, siamo rientrati nel nostro casino, andiamo da questo morto di fame. Buttai la maletta in bocca, buttai la maletta in bocca. Vai. Tre puntini. Spiegati a prepararsi la maletta soffice, così potremo tornare a vecchia. Tutte e tre via. Sì, bam. Hai consegnato l'omelette soffice. Questo profumo. Ecco qui l'omelette soffice. Bam, lo cade a terra. Vabbè, ce l'abbiamo tre. Tutte e tre. È cotto alla perfezione. Il torlo si scioglie in bocca. Lo stratega che ha preparato questo manicaretto ha saputo...
cosa. Valorizzare al massimo le doti dell'uomo. Cosa? La felicità ha conquistato del tutto la mia bocca. Quindi nel tuo paese c'è un tale genio culinario che è un gatto, c'è un gatto, ragazzi. Ricordiamo questa cane cosa. Cane, gatti, cosa? Oh, era molto che non mangiavo qualcosa di così buono. Mi scuso per la mia scortesia. Bene, adesso era posso fai un po' quel gabinetto. Dopo aver perso l'uso del braccio dominato in battaglia, ho continuato a vivere senza più alcuno scopo. Perché non c'è un braccio? No. Ah, ce l'ha appeso? Sì. Però riesce a incrociare le braccia. No, in realtà penso ce l'abbia appeso. Non lo so. Boh, vabbè, vai, continua. Vabbè. Tuttavia la vostra cucina mi ha ridato la speranza. Lasciate che vi porga i miei più sinceri ringraziamenti. E mi è cresciuto con il braccio. So se lo... Ah no, stava dietro alla schiena, scusate. Vuoi ascoltare quello che abbiamo da dirti, quindi? No. Questi dialoghi così... Sì, naturalmente, purtroppo non posso più combattere. Ma sono disposto a offrire il mio talento di stratega. Avete detto di dover affrontare un'armata di briganti. Che forza militare avete a disposizione? Facciamo cagare. Una truppa equipaggiata con spade e archi. Sì, credo. E strappa i baffi. Ben poco, in effetti. Come? Va bene, vi mostrerò come si guida davvero un esercito. E giura? Si tratta di un metodo basato sul guidare quattro truppe allo stesso tempo. In passato ho sgominato i nemici del nostro regno grazie a questa strategia. Tipo il 555 di Oronzo Canale, le cose là. In modo la bizona. Madonna. Sfrutteremo la bizona per vincere le nostre battaglie. Rolando. Tuttavia non disponiamo delle forze necessarie per metterla in atto. Come possiamo fare? Iniziate un po' a scendere queste braccia e state tutti con le braccia in mano. Evan sta morendo dentro. Questo è un paese pieno di abili guerrieri. Ah sì? Certo. Eh. Ad esempio ci sono quei due cosa? Terie Fuoco. Se fate il loro nome morirete. No, vi seguiranno di certo. Vabbè, ci stava pure quello che hai detto io. Sono entrambi a capo di una truppa. Invitateli a unirsi a voi e il vostro esercito crescerà. Che po'. Sì, cresce esercito. Bene, allora buona fortuna. Io me ne davo le mani. Ho mangiato e quindi ciao. Aspetta, buof. No, che vuoi ancora? Cioè, io ho fatto l'omelette e tu poi mi andai a fanculo. Sì. Che dici di venire nel nostro regno? Col tuo apporto diventeremo molto più forti. No. Vieni. Fammici pensare. Vieni, abbiamo le omelette, tengo quattro. Dammi i biscottini, vieni, abbiamo i croccantini. Avrò occasione di mangiare altri piatti squisiti? Vieni, vai. Bene, andiamo a conoscere i tizi. Che stanno fuoco dove? Fuoco e terie. Fuoco e terie. Terie o fuoco? Vai, dove sta allora? Uno sta su e uno sta. Allora, cioè, hanno detto fuori dalla locanda. Allora, quel punto di esclamativo no, perché sono le missioni secondarie. Quindi allora siamo andati direttamente giù. Siamo andati. Io vado prima giù perché poi scendendo si fa prima. Va a salire sti cazzi, lo chiamiamo da giù. Mi sono incastrato nella ciaciona. Allora, vedi la mappa. Vedi la mappa dove si trova questo cristiano? Sto andando bene, guarda. Ma che ne sai? Ma vedo la freccia gialla. Ah. Che adesso è diventato una stella. No. Di qua. Ah, eccolo qua. Chi è questo? Ma è una gatta. È una lei. Chi è questa? Ah, Fuoco. Finalmente. Sì, Fuoco, sono io. Cosa ti serve? Sappi che le mie tariffe per la caccia sono molto alte. Va bene, ciao. C'è Solario che gioca con me. Guarda. Come? Vuoi reclutarmi? Accidenti, devi essere proprio come l'acqua alla gola per cercare di reclutare una povera cacciatrice. Vabbè, ciao, chi ti vuole? È stato Bubuff a mandarti da me, vero? Va bene, dopotutto ho più di un debito con lui, sono disposta a unirmi al tuo esercito. Tuttavia ho un favore da chiedere in cambio. Ma ti favori? Portami un antisonno, per favore, conto su di te, re di Eostaria. Oh, vedi se ce l'abbiamo? Sì, infatti. Ce l'avete? Boh, vediamo.
Rocchetto verde. E portiamo su antisonna sta maledetta. No, per adesso cambio voce. Perché sembra una persona seria. Aspetta. A dirti la aspetta. Verità. No, non ce l'ho. Aspetta, voglio dire, portami un antisonno. No, non ce l'hai. Non abbiamo l'antisonno. Cacchio, andiamo a parlare pure con l'altro che sicuramente altre cose da fare. Sì, sì, sì. Bene, abbiamo raggiunto anche Terie. Dove è Terie? Terie, Terie, gira. Terie. Eccolo, sta là il barbone. Dove? Gira il barbone, dove, eccolo là il barbone. Ma è lui. Ah. Oddio, il barbone. Ora fatelo uno dei due, di voi, vai. Ditemi qualcosa. Sono in pochi ad avere voglia di parlare con un vecchio come me. Capisco, sarebbe un wolf a mandarti da me. Moribondo ce lo prendiamo. Non è molto abile, ma è depresso da tempo. Quindi sei riuscito a dare una scossa a quel testone? Mi ha dato da mangiare. Esatto. Va bene, va bene. Ma se vuoi reclutarmi ho una condizione. Pure, no? Lui. Voglio che tu sconfigga 3 ratoblin lottatori. Vabbè, questo è più facile. Credi? Non dovrebbero essere avversari troppo pericolosi per te. Tornano a me quando ci sarai riuscito. Ecco qua, un'altra bella missione secondaria. Il nonno di Heidi. Sì, il nonno di Heidi. Versione carina. Esatto. E certo, raggiunga la missione. Ok, e mo, yeah. E mo andiamo in mezzo alla sì, sì, vabbè, no. Allora, ragazzi, io direi che ci possiamo fermare qui. Sì. Praticamente abbiamo soltanto accontentato una marea di capricci di gente random. Di cani. Giusto per farli venire nel nostro regno e poi dare inizio a questo scontro epico finito male. Non è uno scherzo. Titolo clickbait. Speriamo che vi siate divertiti con i nuovi doppiaggi, sia quello di Sara che quello di Nando per quanto riguarda Terie, che sta morendo, la gola deve farsi un po' di bibitoni d'acqua. Influenza. Sì, sì, cosa. Per adesso è tutto, ci vediamo presto nel prossimo gameplay di Ni No Kuni 2. Ok? Salute Game Ever. Ciao ragazzi! E la gente che mi sovrappone mentre io parlo. Ciao!